cominciamo con un leggero ritardo, bentornati dalle vacanze, anche se ormai siamo quasi alla fine di settembre, quindi sarete rientrati da un sacco di tempo. Oggi ripartono i nostri incontri autunno-inverno come i défilé 2014-2015, la collezione autunno-inverno d'Italia medievale riparte con questo incontro Medioevo quante storie, che è gentilmente ospitato nella libreria Iacabook, con la quale abbiamo avviato una collaborazione già l'anno scorso e che quest'anno si incrementerà ulteriormente con anche convenzioni e sorprese per i nostri associati. E poi dal 18 di ottobre tornerà Medioevo in libreria, 13ª edizione, che quest'anno non sarà più in Feltrinelli. La Feltrinelli ci ha voltato le spalle perché hanno deciso di sospendere le iniziative e gli eventi e quindi abbiamo dovuto ripiegare, ma il ripiego si è rivelato migliore del luogo che abbiamo lasciato, perché da quest'anno Medioevo in libreria sarà nella sala conferenze del Museo Archeologico di Milano, con l'ingresso da via Nirone, quello di Corso Magenta, ma con l'ingresso da via Nirone, quindi un luogo ancora più prestigioso, centralissimo, ben servito, dove avremo la possibilità di stare comodi, di avere tutti i supporti necessari e il prestigio di una tra le più importanti istituzioni cittadine. Quindi il 18 ottobre inizierà Medioevo in libreria, vi abbiamo dato il pieghevole, chi non l'avesse ancora lo può richiedere a Mauro, e comunque il programma è già in rete nel nostro sito. Terza novità, il sito che voi avete imparato a conoscere, nel quale forse riuscite a districarvi, cosa che fatico a fare anch'io perché c'è talmente tanta roba ed è come dire, presentato ancora con vecchi sistemi, vecchi stili, tutto quanto sta cambiando e a breve verrà trasferito tutto nel sito nuovo, quindi poi dopo vi chiederemo cosa ne pensate. Il vecchio rimarrà sempre presente e raggiungibile, quindi se non vi trovate nel nuovo potete tornare a vedere il vecchio, però insomma il nuovo dovrebbe essere qualcosa che ci porta un po' più al passo coi tempi e con i nuovi modi di fare comunicazione in internet. Fatte tutte queste premesse, io sono molto contento di iniziare oggi con la presentazione di un romanzo storico, io lo chiamerei, perché il libro è riduttivo, romanzo è riduttivo, è un romanzo storico di Luigi Barnaba Frigoli, che è La vipera e il diavolo, un interessante romanzo uscito l'anno scorso ma assolutamente ancora, come dire, d'attualità, perché narra di vicende che non passano mai di moda. Parla di Milano, quindi una cosa che interessa a noi direttamente, parla del periodo di Bernabò Visconti e Gian Galeazzo Visconti, lo fa in una maniera molto accattivante, ma io non rubo altro tempo all'autore che è con noi e che ringraziamo di essere qui. Lascio la parola a Elena della casa editrice Meraviglie Edizioni, che pubblica il libro e che ha portato anche un po' di sorprese per voi, che vi dirà. E vi lascio a loro e vi auguro buon ascolto e buon pomeriggio con noi. Grazie. Allora, grazie ovviamente a Maurizio Calì, grazie alla libreria Iacabook che ci ospita questo pomeriggio. E benvenuti e buon pomeriggio anche da parte della Meraviglie Edizioni. Allora, come sapete, come ha già introdotto con poche parole ma sicuramente molto appropriate Maurizio, questo pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare e avere qui con noi Luigi Barnaba Frigoli, giovane giornalista milanese che ha esordito come cronista al Giorno e che attualmente lavora per un altro importante quotidiano nazionale che tra l'altro ho scoperto recentemente è stato il primo quotidiano sul territorio nazionale ad avere l'edizione online. Ora, se volete cominciare a scommettere fra di voi di quale quotidiano si tratta, avete circa un'ora per farlo e non è così scontato.
In parallelo alla sua principale attività di giornalista, Luigi Bardamafrigoli ha deciso, questo è il suo romanzo d'esordio, ed è un esordio molto promettente, ha deciso di cimentarsi con un altro genere di scrittura, la scrittura cosiddetta creativa, scegliendo un genere, come vi ha già anticipato Maurizio, sicuramente fra i più complessi, più impegnativi, qual è il romanzo storico. Ma affrontando questo genere sicuramente con il piglio che gli è più proprio, il piglio del cronista. Il cronista si mette sulle tracce dell'oggetto delle proprie ricerche e cerca di perseguire quell'obiettivo in modo molto meticoloso, almeno così fa Luigi Bardamafrigoli, e scrupoloso. Romanzo storico. Il titolo della rassegna all'interno della quale si inserisce anche l'incontro di questo pomeriggio, come ha ricordato Maurizio, è Medioevo, quante storie. Qual è la storia che narra La vipera e il diavolo? È una storia alla maggior parte di noi poco nota, della Milano e della Lombardia della fine del 300. Una storia appunto sicuramente ai più poco nota, se non nel suo esito finale, conclusivo, che trova, diciamo, la sua plastica raffigurazione nell'edificazione del Duomo, niente meno che nell'edificazione della cattedrale della città di Milano. Ma è una storia veramente molto appassionante, di suo, come adesso ci racconterà Luigi Bardamafrigoli, avvincente, e che nello specifico di questo romanzo è imperniata sullo scontro a Milano e in Lombardia fra i due coprotagonisti della scena politica e sociale di quello scorcio di secolo, vale a dire Bernabò Visconti, signore di Milano, e di suo nipote Gian Galeazzo, rampollo della famiglia Visconti. Uno scontro, come ama dire Luigi Bardamafrigoli, senza esclusione di colpi, uno scontro veramente che oggi definiremmo, con un aggettivo abusato, però in questo caso rende veramente l'idea, uno scontro epocale. E adesso capiremo perché. Cronista, il piglio del cronista, l'abilità sicuramente del narratore, del romanziere, nonostante, o forse proprio perché il suo romanzo d'esordio ha messo proprio tutto quello che il romanziere dovrebbe mettere nella stesura di un romanzo, l'abilità del romanziere che riesce a intrecciare più trame nella trama principale e soprattutto interseca ai vari piani narrativi una selezione di novelle e leggende originali del 300, 400 e 500. Quindi è un lavoro veramente molto, come dire, corposo, ma nello stesso tempo si legge veramente tutto d'un fiato, dalla prima alla, cosa sono? 352 pagine, dalla prima alla 352esima pagina. Un'ultima annotazione per capire lo spessore del romanzo. Luigi Bardamafrigoli si è laureato in lettere all'Università Statale di Milano, con una tesi in storia economica e sociale del Medioevo, in particolare con un lavoro dedicato proprio alla figura di Bernabò Visconti, quindi uno dei due coprotagonisti del romanzo, nelle leggende e nelle novelle del 3-500. E a questo argomento ha dedicato anche un saggio che è stato pubblicato nel 2007, se non ricordo male, sulla prestigiosa pubblicazione della Società Storica Lombarda, l'Archivio Storico Lombardo. Quindi questo per dirvi che abbiamo sicuramente di fronte una persona molto, ma molto preparata sul periodo, e però abilità che non è da tutti, è riuscita a trasferire questa preparazione, questa abilità all'interno di un romanzo che veramente prende e si fa leggere in una notte, no, un po' troppo lungo, però il rischio è quello. Due notti. Allora, io ho parlato abbastanza,
Rinnovo i ringraziamenti da parte di tutti noi per essere venuti numerosi questo pomeriggio. Vi ricordo che ovviamente al termine della chiacchierata, che sarà arricchita anche dalla proiezione di una serie di immagini, avrete a disposizione Luigi Vanna da Frigoli se avrete domande da fargli, da porgli. Sarà a vostra disposizione ovviamente per firmare le copie del suo romanzo, che ovviamente è in vendita questo pomeriggio alla libreria Yakabook. E che ci sono per tutti voi due omaggi milanesi, ovviamente non poteva essere diversamente visto che noi siamo editrice Meravigli specializzata su Milano e che parliamo questo pomeriggio di Milano. Allora, un volume cartonato, che è poi una rubrica che quindi potete personalizzare con tutti i vostri contatti, che però ha tutta una serie di informazioni, notizie, curiosità, molte di queste anche storiche, ovviamente dedicate alla città di Milano. E poi, come già aveva addocchiato il signore qui davanti, la riproduzione di una pianta della città di Milano, che è stata pubblicata, come recita la didascalia, per la prima volta nel 1735, e che raffigura la città di Milano nel Medioevo, appena poco prima delle distruzioni di Federico Barbarossa. Quindi parliamo di un Medioevo precedente a quello di cui ci parlerà Luigi questo pomeriggio, quindi del XII secolo. La particolarità e il valore documentario di questa pianta, che poi appunto vi viene data in omaggio e vi invito a guardare con attenzione, è che contiene, tra gli altri, perché ci sono altre inesattezze, però un errore clamoroso nella collocazione di uno degli edifici insigni importanti della Milano romana. È un errore veramente macroscopico, che però magari non salta agli occhi a tutti, che non vi rivelo, e vi invito quindi poi a osservare e a conservare questa pianta particolarmente preziosa. Grazie e buon ascolto. Grazie. Ringrazio anch'io tutti voi dell'invito di essere qui oggi. La presentazione di solito non è la classica il libro parla di. Cerchiamo di inquadrare questa storia, questo periodo, questi due personaggi appunto protagonisti, perché in qualche modo sono stati un pochino, anzi tuttora sono un pochino snobbati dalla grande pubblico, ma anche dalla storiografia. Prendendo spunto dal titolo della rassegna, che appunto è Medioevo, quante storie. Due serie celeberrime, Il trono di spade e Il signore degli anelli. Perché appunto sono due storie, non che mi voglia paragonare a Tolkien o a Martin, lungi da me, anzi mi scuso con Tolkien che magari si rivolta nella tomba per il mio paragone, ma perché sono due storie, due saghe stralette, straviste in televisione e al cinema, che parlano appunto di Medioevo in qualche modo, ambientate con un'ambientazione medievale o medievaleggiante, piena di re, principesse, cavalieri, maghi, streghe, eccetera, eccetera, ma sono inventate di sana pianta, cioè i due autori si sono scervellati per creare queste due bellissime saghe. In realtà il Medioevo italiano, se si va a scavare nelle fonti dei cronisti, nelle fonti letterarie, nelle fonti storiografiche, è pieno zeppo di storie che nulla hanno a che invidiare alle storie bellissime fantasy inventate. Addirittura c'è uno studioso che è un professore della Sapienza, che si chiama Massimo Oldoni, che dice che la fantasia nel Medioevo è una fonte storica. Storia ambientata nella Milano di fine 300, ed è come dire, tutta una battaglia, la chiamo uno scontro, all'interno della famiglia Visconti, che governava su Milano e sulla Lombardia, per ottenere il potere. Per tutto il 300 i Visconti, che era una famiglia numerosissima, tanti fratelli e tanti nipoti, avevano sempre governato spartendosi il potere d'amore e d'accordo, con una parvenza di amore e accordo tra fratelli, zii, nipoti, cugini, eccetera. Alla fine del 300 invece si innesca questo scontro, questa lotta per lo scettro. Bernabò Visconti,
che governa sulla parte di Milano orientale, sulla Lombardia orientale, viene a trovarsi a governare assieme al nipote, che era il figlio del fratello Galeazzo II, scomparso nel 1378, che invece governava sulla parte occidentale di Milano e così anche sulla parte occidentale del dominio. A tutte e due viene in mente a un certo punto di scalzare l'altro, tanto che fra il popolo si andava dicendo quanto è bella signoria se non avesse compagnia. Quindi praticamente entrambi iniziano a brigare nell'ombra per scalzare l'altro dal trono e conquistare il potere per sé. Uno dei motivi che mi hanno spinto a scrivere questo romanzo era raccontare questa storia un po' bistrattata, poco nota anche ai milanesi doc, molto bella, accattivante di per sé. Volevo anche rivalutare la mia tesi, nel senso che io per la tesi ho appunto cercato e censito tutte le novelle, le leggende su Bernabò Visconti che sono sparpagliate in libri editi magari 200 anni fa in edizioni da 1000 copie, e volevo appunto restituirle in qualche modo al grande pubblico, ma soprattutto volevo restituire anche questi due personaggi che, uno per un motivo, uno per l'altro, sono stati in qualche modo, sono finiti un po' nel dimenticatoio della storia, nonostante, come vedremo, le grandi cose che hanno fatto nel bene e nel male, che ancora oggi, girando per Milano e per la Lombardia, possiamo ammirare. E partiamo col primo, direi. Gian Galeazzo Visconti. Allora, è la vipera del titolo. Perché l'ho metaforizzato con la vipera? Perché ho giocato un pochino con il simbolo dei Visconti, che è la biscia. Però i cronisti, in questo caso ho citato Paolo Giovio, ci dicono che sottolineano come fu un principe di acutissimo ingegno, scaltro, astuto, che usava più la testa delle mani, diciamo, era più un uomo di pensiero e di azione. Quindi ho preso il biscione, gli ho dato una connotazione più scaltra, più astuta, più subdola, e quindi è nata la vipera del titolo. In opposizione invece al diavolo, il diavolo che è Bernabò, anche qui non mi sono inventato nulla, nelle fonti viene descritto per la sua crudeltà, per la sua spietatezza, perché appunto, come sempre dice in questo caso Lazzario, per il suo essere aspro e crudele, come un demonio, come un diavolo, e così lo descrivevano i sudditi e i cronisti dell'epoca. Alla fine del 300, tra questi due personaggi un po' così, una vipera e un diavolo, si innesca questa battaglia per ottenere lo scettro indiscusso di Milano, della Lombardia. Questa è la Pusterla di Sant'Ambrogio, un altro luogo di Milano dove si passa frettolosamente, chi va alla Cattolica, chi va in Cadorna, magari ci passa e non presta attenzione né alla Pusterla né alla Basilica di Sant'Ambrogio, soprattutto alla Pusterla. Perché voglio finire con questa immagine? Perché qui, davanti proprio qui, lo scontro tra Bernabò Visconti e il Gian Galeazzo al suo apice, al suo termine, la resa dei conti avviene qua davanti alla Pusterla di Sant'Ambrogio. Vedrete con occhi diversi, ovviamente, se avrete la voglia e la pazienza di leggere il mio libro. Grazie.